Buonasera a tutti gli amici di Telemonte Orlando da Erasmo Lombardi. Quindi Smiley City, dicevamo, questo progetto, un progetto molto importante, credo, perché soprattutto, come vedete dalla giovanissima età di Claudio, fortunato lui, cerca di coinvolgere proprio tanti giovani, quei giovani che magari a Gaeta non hanno la possibilità di inventarsi un lavoro imprenditoriale. Vedete, un portatile, ed è una cosa molto importante perché questa è un'iniziativa che si affaccia sul futuro, un'iniziativa multimediale, un'iniziativa soprattutto che sarà facile, alla quale sarà facile accedere, perché da casa con un PC tutti potremo andare a vedere che cos'è Smiley City. Allora Claudio, adesso tocca a te. Smiley City che cos'è? Allora, prima di tutto io vorrei ringraziare TMO per questa sua disponibilità. E di questo ti ringraziamo. Bene, andiamo subito a parlare di Smiley City. Smiley City nasce dall'unione di giovani idee, dall'unione di idee di ragazzi di Gaeta che vogliono provare una loro avventura, vogliono provare con un lavoro indipendente fatto da loro, vogliono credere nella propria città. È così che è nata Smiley City. Smiley City nasce come un portale internet di grandi vedute. Bene, abbiamo varie sezioni, una sezione dedicata alla community, una sezione dedicata agli eventi night e una sezione dedicata allo shop, al commercio. Lo scopo di Smiley City, anzi la politica di Smiley City, è quella di dare spazio a tutti quanti, anche alle voci più piccole. E cosa proponiamo? Proponiamo appunto, noi mettiamo a disposizione per chiunque abbia qualcosa da dire, da esporre, da far conoscere il nostro portale. Il nostro portale a chi si rivolge? Si rivolge a qualsiasi tipo di utente, a qualsiasi fascia di età, dai 10 ai 50 anni. Basta un'iscrizione nel sito, l'utente una volta iscritto riceverà le news di Smiley City. Che cosa possono essere queste news? Faccio un esempio. Sì. Allora, facciamo un esempio magari di TMO, possiamo farlo? Ciò come no, ci va. Benissimo, TMO ha una nuova iniziativa. TMO è partner, io, se me lo permetti, di Smiley City, perché io vorrei nascesse e penso sia già nata una bella collaborazione, certo, tra di noi. Bene, TMO ha un'iniziativa, collabora con Smiley City. Smiley City, grazie alla propria mail list, riesce a far conoscere questa sua iniziativa a 1000-2000 persone nel giro di pochi secondi. Internet è nato, l'esplosione di internet c'è stata perché internet mette in comunicazione le persone da una parte all'altra del mondo. Bene, allora le persone nella loro mente pensavano: benissimo, io con internet posso comprare in Giappone, posso comprare in Cina, io risparmio. Bene, ora c'è un'inversione di questo fenomeno. Internet è usato per mettere in comunicazione persone tra di loro vicine, per far conoscere appunto esercizi, attività, realtà vicine del proprio territorio, ed è qui che operiamo noi. Benissimo, con Giampiero adesso ci spostiamo con la nostra telecamera e veniamo direttamente qui dietro, perché adesso Claudio ci darà una visione di cosa è il sito. Cominceremo a navigare un pochettino all'interno in maniera tale che a casa vi cominciate a fare anche un po' un'idea materialmente, visivamente, di cos'è Smiley City. Quindi Claudio, ti chiedo di cominciare a entrare nel sito e cominciare a farci vedere qualcosa. Sì, certamente. Allora, come puoi vedere Erasmo, questa è la demo che abbiamo montato su internet e che quindi mostriamo anche alle persone interessate al nostro progetto. C'è una prima facciata, un home page, e come vedi è molto comunicativa, si capisce sin dall'inizio di che cosa si tratta. Ci sono le categorie, come puoi vedere: moda, accessori, sport e fitness, telefonia, high tech, game and video, salute e beauty, oggetti preziosi, casa e hobby, vini e gusto. Certo, ora è una demo, aggiungeremo altre categorie, è solamente un esempio. Andiamo per esempio, questo è, diciamo, l'esempio che io faccio vedere ai commercianti questi giorni, che le nostre promoter appunto mostrano. Andiamo a vedere, non so, game e videogame. Ecco, cliccando all'interno della... Sì, anche perché, diciamo, sotto le feste natalizie è un po' quello che va più di moda. Sì. E si apre una pagina con la lista dei negozi che hanno già accettato di aderire alla nostra iniziativa.
Breve, sì, una breve descrizione appunto del negozio. Che non sono però, a quanto vedo, soltanto di Gaeta, o mi sbaglio? O sono tutti i negozi di Gaeta? Perché se sono tutti di Gaeta me li sono persi. No, sono di Gaeta e delle zone limitrofe. Ecco. Sì. Quindi diciamo che va anche oltre la nostra città dal punto di vista commerciale, è importante. Ma anche questo. Sì. Quindi possono aderire anche da Formia, non so, da Scauri, anche se l'obiettivo principale è focalizzato su Gaeta. No, è Gaeta, cioè nel mio cuore c'è Gaeta, certo. Io vorrei fosse Gaeta. E infatti il primo è Bingo Bongo. Sì, il primo è Bingo Bongo. E perché sono legato a Bingo Bongo perché magari lui negli anni mi ha dato una mano. Diciamo, quando ero più piccolo io mi vestivo da Babbo Natale, portavo i regali, lavoravo, quindi Bingo Bongo mi dava l'opportunità per fare questa cosa. Vabbè, come vedi poi in alto c'è un banner, questo banner vabbè, è uno spazio anche questo a disposizione di tutti. Sulla sinistra ci sono delle aziende selezionate da noi, cioè delle aziende che diciamo spiccano. Vabbè, comunque andiamo a selezionare proprio Bingo Bongo visto che ci siamo. Sì. E ecco, aprendo, selezionando pagina, il negozio, diciamo, si apre una pagina dedicata al negozio. Eccola qui. E ora questa che vedi è un'immagine, ecco, come puoi vedere cambia e dà un po' quella che è la panoramica del negozio e quindi fa fare un'idea al cliente di quello che può succedere entrando appunto in questo negozio. Certo. Entrando poi nel negozio ci sono delle... si apre una vetrina dedicata vere e proprie offerte, Bongo. Sì, diciamo... le vere e proprie offerte. Ora in questo caso ne abbiamo solamente 4 perché appunto giorno per giorno il sito non è attivo, giorno per giorno lo stiamo aggiornando, però come puoi vedere il concetto è questo: entrando si vedono le offerte e ecco, se io cercavo, non so, una console, entro nel sito, abbiamo un motore di ricerca, o scrivo direttamente l'oggetto che io cerco e mi trovo automaticamente i negozi che vendono quell'oggetto, oppure io posso inserire nel motore di ricerca il nome del negozio. Attenzione, questa è una cosa molto importante, a dare garanzia a noi, ai commercianti, che le persone vengano a conoscenza di questa iniziativa, di questi prodotti. Sono dei volantini cartacei che noi stampiamo in larga scala settimana per settimana. Che cosa c'è su questi volantini? Su questi volantini ci sono stampate le offerte più importanti, più convenienti di quella settimana, di quel periodo. Allora io, settimana dopo settimana, mi abituo alla visione di questo volantino, conosco quello che è il servizio e capisco che si tratta di negozi che stanno di fronte a casa mia, nel mio quartiere. Certo. Allora io guardo, questo negozio c'ha i telefonini che non costano pochissimo, ma dove li vedo? Ah, in Smiley City. Vado nel sito, cerco Smiley City, cerco il negozio di telefonini, il telefonino, ed il servizio è pronto. E cerchiamo di tornare alla pagina home, ecco qui tutti i... Home, possiamo vedere magari mode accessori, sì. Il proprio è il primo nella categoria. Ecco, sempre lista dei negozi. Certo. Diciamo la struttura è molto semplice perché deve essere accessibile a tutti i tipi di navigatori, di naviganti, anche certo. Quelli più inesperti. Apriamo uno dei negozi della nostra categoria. Ecco. Ed eccolo qui. Molto bello. Sì, c'è come sempre un intro del negozio con una descrizione. Entrando nel negozio c'è una vetrina. Esatto. In questo caso il negozio vende borse di tutti i tipi, cioè ci sono le borse, sì. E quindi diciamo i contatti del negozio, c'è l'indirizzo, c'è il numero di telefono, quindi volendo uno poi se è interessato può anche andare di persona, tanto il sotto casa con Google per aprire la mappa e quindi vedere il negozio dove si trova, quindi veramente bello. Magari anche una persona che abita fuori e non conosce più come si è evoluta commercialmente Gaeta, andando nel sito dei nostri amici qua di Gaeta Smiley City può farsi un'idea di come è cambiata appunto tutta la situazione commerciale della nostra città. Partecipiamo come sto facendo io, partecipiamo come sta facendo Telemonte Orlando. Ognuno di noi deve partecipare con una propria idea, con una propria iniziativa, in questo caso è Smiley City, in un'altra occasione sarà un'altra cosa, però dobbiamo fare, dobbiamo crederci nelle idee, dobbiamo andare avanti, dobbiamo creare nuovi servizi, dobbiamo creare nuove realtà, in modo tale che ai nostri occhi e agli occhi di chi viene da fuori, Gaeta sia una città sempre più bella.